in quella stessa regione c'erano anche alcuni pastori, e sì, passavano la notte all'aperto per fare la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò a loro, e la gloria del Signore li avvolse di luce, così che essi ebbero una grande paura. L'angelo disse: «Non temete, io vi porto una bella notizia che procurerà una grande gioia a tutto il popolo. Oggi nella città di Davide è nato il vostro Salvatore, il Cristo, il Signore. Lo riconoscerete così: troverete un bambino avvolto in fasce che giace in una mangiatoia». Il trittico, un'adorazione dei pastori più nota come Trittico Portinari, fu dipinto a Bruges da Hugo van der Goes, famoso pittore fiammingo, su commissione di Tommaso Portinari, banchiere e agente della filiale locale del Banco Mediceo. Un uomo intraprendente le cui azzardate mosse finanziarie porteranno entro pochi anni al fallimento del banco ed alla rottura con i Medici. La storia dell'arrivo in città di quest'opera è avvincente. La pala, infatti, dopo un avventuroso viaggio per mare da Bruges nelle Fiandre fino a Pisa, fu trasportata risalendo l'Arno a Firenze, dove arrivò il 28 maggio 1483. Era destinata all'altar maggiore della chiesa di Sant'Egidio, di antico patronato della famiglia Portinari. A Firenze erano già note opere nordiche, collezionate soprattutto da privati, ma mai era arrivato un dipinto di queste dimensioni, in cui le caratteristiche dell'arte fiamminga apparivano con folgorante evidenza. Per gli artisti fiorentini fu la rivelazione di uno stile destinato ad avere grande fortuna e ad essere imitato oltre che ammirato. È un trittico dalle imponenti dimensioni, costituito da tre tavole unite da cerniere, concepito come arredo richiudibile dell'altare maggiore. Le ante laterali, come sportelli, dovevano essere mantenute chiuse a coprire lo scomparto centrale in determinati periodi dell'anno liturgico, come la Quaresima. Si tratta di un accorgimento molto utilizzato nella pittura nordica, che ha nel Polittico dell'Agnello Mistico il suo più notevole esempio. Questa motivazione liturgica e devozionale non è esclusiva. Una volta aperte le ante, non avrebbero celebrato solo figure di santi o profeti, ma i membri della famiglia Portinari. Un efficace richiamo, nel contesto fiorentino, al prestigio e al successo conseguito dal Portinari nelle Fiandre. Quale doverosa premessa alla Natività, tali pannelli presentano l'Annunciazione. Dipinta a monocromo, come in altri illustri esempi della pittura nordica, mostra le due figure disposte entro profonde nicchie scandite da arcate. Tale ricerca di profondità riesce a distribuire al meglio il gioco delle luci e delle ombre. Il pittore riesce così a infondere all'angelo e alla Vergine Annunciata una maggiore e vibrante vitalità. L'annuncio dell'Arcangelo Gabriele a Maria prelude alla nascita di Cristo, che si rivela, aprendo il trittico, nello splendore cromatico delle scene, a simboleggiare visivamente la nuova era di salvezza.
con la venuta di Cristo, tutto l'universo prende colore. Nella tavola centrale Gesù è rappresentato come luce del mondo, che illumina coloro che formano un cerchio intorno a lui. Maria al centro, San Giuseppe a sinistra, i tre pastori a destra. Ben 15 angeli sono in prima fila o in volo. La giovane madre esprime al contempo dolcezza e una pacata tristezza. Inginocchiata e intenta a contemplare il figlio. Proprio a sottolinearne l'umanità, il bambino è adagiato a terra. Diviene così l'oggetto esclusivo di devota e tenera contemplazione, non solo per i protagonisti della scena, ma anche da parte dei fedeli che ammirano il dipinto. Possiamo comparare le due figure a un altro capolavoro. Tale ispirazione potrebbe essere derivata da una precisa indicazione data dal Portinari al pittore fiammingo. Giuseppe è raccolto in preghiera a mani giunte accanto a una colonna. Tale aspetto può essere letto come riferimento alla colonna a cui si appoggiò la Vergine durante il parto, stando alle narrazioni apocrife. Ma stabilisce anche il ruolo a cui il santo falegname è chiamato, quello di sorreggere le sorti della Santa Famiglia. Nella medesima composizione convivono diversi stati d'animo. Alla intima e silenziosa compostezza dei santi personaggi si contrappongono lo stupore e la commozione dei pastori. Queste figure vengono connotate, a differenza delle precedenti, da una notevole e naturale espressività. E vivono di splendide antitesi. I volti aspri e rugosi, segnati dalla fatica, si aprono a espressioni di stupore e dolcezza. Le grandi mani nodose, abituate al duro lavoro nei campi, esprimono una rinnovata dolcezza nei gesti di preghiera e accoglienza. Bellissimo è il dettaglio del terzo pastore. In una delle mani reca con vigore un attrezzo, serrando le dita. L'altra mano, con le dita distese, rimarca il gesto di deferenza del pastore che si è levato il copricapo. I volti, le mani e le rustiche vesti sono tutti dettagli che hanno reso indimenticabili queste figure. Il gruppo dei pastori, equiparato nelle sue proporzioni a quelle dei personaggi sacri, diviene così uno dei protagonisti indiscussi della scena. Le figure verranno riprese dal ghirlandaio, con un evidente omaggio all'ammirato dipinto, anche se con un notevole addolcimento dei loro tratti. Raffinatissima e accurata è la resa degli angeli inginocchiati e in volo dalle caratteristiche fisionomie. Divisi in due gruppi, i messaggeri celesti di destra sono abbigliati in sontuosi abiti liturgici e ornati di corone che ne qualificano l'appartenenza alle più alte sfere delle gerarchie angeliche.
Gli interessanti ornamenti da testa sono qui espressione metafisica di gloria divina. Secondo le gerarchie distinte dallo pseudo Dionigi l'Areopagita, vengono connotati anche dalla differenza di cromia delle ali. Tra di esse troviamo anche quelle a occhi di pavone, a simboleggiare l'onniscienza divina. Un angelo in volo indossa un piviale con un ricchissimo stolone ricamato in perle e pietre preziose, come anche la fermatura. Il preziosissimo stolone alterna formelle con motivi geometrici a volti di cherubini. Il tessuto con cui è confezionato il piviale è un pregiato lampasso. Il modulo decorativo consiste in una rete di maglie di forma ogivale che ospitano al centro il motivo della melagrana. Una coppia di angeli con candide vesti è inginocchiata in segno di adorazione. Recano sul capo un pennino con al centro un diadema, un prezioso divenuto alla moda oltre un secolo dopo. Uno dei due appare formato da un rametto di corallo cui sono attaccate delle sferiche perle. Il corallo fa dell'oggetto una sorta di amuleto contro il maligno, poiché al rosso materiale marino, spesso dalla natura foggiato a croce, era riconosciuto il potere di scacciare il demonio. Non manca un bellissimo inserto di natura morta. Oltre a rispecchiare l'uso di collocare fiori davanti alle immagini, rimanda a consolidati significati simbolici. Un albarello in maiolica, decorato con foglie di edera in blu cobalto e lustro dorato, risulta la fedele riproduzione di un esemplare in manifattura valenzana. Il contenitore, usato nelle farmacie del tempo, definisce il ruolo taumaturgico e protettivo nei confronti del contenuto. Gli iris bianchi e blu e il giglio sono fiori simboleggianti la purezza della Vergine, la regalità di Cristo e la Passione. Accanto, un vaso in vetro mostra 7 aquilegi blu, allusive ai dolori di Maria. E 3 garofani rossi, rimando alla Trinità. Qui il vetro, al posto della maiolica, alluderebbe alla purezza di Maria, secondo un'immagine tramandata da San Bernardo. Adagiate a terra sono deposte delle spighe di grano. In riferimento alla denominazione di Betlemme, in ebraico casa del pane, prefigurano il pane eucaristico, dalla casa del pane della sua nascita al pane vivo della sua eucaristia. Lo zoccolo di legno abbandonato ai piedi di Giuseppe ha una particolare connotazione simbolica. Evoca infatti la sacralità di un luogo ove è necessario accostarsi scalzi, come Dio ordinò a Mosè davanti al roveto ardente. Fermati lì, togliti i sandali, perché il luogo dove ti trovi è terra sacra.
Accanto al capitello della colonna è dipinto un diavolo dalla faccia leonina e dalla zampa artigliata. L'inconsueta presenza del demone nel contesto della Natività è stata spiegata in riferimento ai passaggi di due testi sacri. In tale aspetto potrebbe celarsi la vena più soggettiva del pittore fiammingo. Ossessionato dal senso di colpa e dal terrore della dannazione eterna, è plausibile che l'artista abbia voluto mettere in guardia l'uomo dal potere delle forze demoniache, presenti ovunque. I dettagli connotano anche lo sfondo. Dietro la Natività, il grande edificio rappresenta il palazzo di Re David, progenitore di Cristo, identificabile per il simbolo dell'arpa scolpito sul portale. In prossimità della campagna, presso uno steccato, le due donne sono probabilmente l'icona delle levatrici che, secondo i Vangeli apocrifi, avevano aiutato la Vergine al momento del parto. Nei pannelli laterali i committenti, la famiglia Portinari al completo. A sinistra Tommaso con i figli e i santi protettori. A destra la moglie, Maria Baroncelli, con la figlia e le sante protettrici, Maria Maddalena, dalla veste bianca, e Margherita con il drago sotto i piedi. Tommaso Portinari indossa una sontuosa sopravveste di velluto nero unito, con maniche lunghe e abbondanti che mostrano un risvolto di pelliccia. Il capo è molto lungo e abbondante, ma anche pratico ed elegante, adatto sia all'attività imprenditoriale sia di rappresentanza di Tommaso. Il ritratto di Tommaso risulta dipinto su un supporto separato, successivamente applicato sul pannello ligneo secondo un procedimento praticato al tempo. Anche i fanciulli di casa Portinari, Antonio e Pigello, sono raffigurati in tutta la loro eleganza. Indossano una sopravveste nera smanicata su un farsetto di velluto rosso. Il colore nero delle vesti non è solo un segno di rispetto nei confronti della santa rappresentazione. Si giustifica con una tendenza che nel nord Europa trova un grande consenso dalla metà del XV secolo, soprattutto alla corte di Filippo il Buono. Le fogge ricercate ed eleganti con cui vengono confezionati ne trasformano il significato originario esclusivo del lutto. Al tempo del soggiorno a Bruges di Portinari, questo colore è ormai appannaggio della classe mercantile e dell'apparato istituzionale della corte e della nobiltà. Alle spalle dei committenti troneggiano i santi onomastici. San Tommaso, appoggiato alla lancia, strumento del suo martirio. E Sant'Antonio Abate, connotato dalla campanella, il bastone da abate e il rosario. San Tommaso, patrono della magistratura fiorentina dei sei della mercanzia, era particolarmente appropriato per Tommaso Portinari, eletto magistrato verso la fine della sua vita. Nello sportello destro sono inginocchiate verso il bambino Maria Baroncelli Portinari, moglie di Tommaso, con la figlia Margherita. I monili indossati dalle due donne sono simbolo del loro stato sociale, ma anche delle virtù morali delle dame Portinari.
In questo caso le perle significano castità, i diamanti forza e nobiltà, i rubini amore e generosità e gli zaffiri umiltà. Gioielli di simile importanza erano spesso doni di nozze o meglio prestiti destinati a rimanere di proprietà del marito cui spettava il diritto di disporne a propria convenienza. Infatti, in questo collare realmente esistito e fedelmente documentato in un'altra opera, è stato ipoteticamente individuato il monile che Tommaso fu costretto in seguito a vendere per ripianare i debiti del fallimento del Banco Mediceo da lui diretto a Bruges. L'antico copricapo femminile a forma di cono allungato è associato generalmente alle fate delle fiabe. In realtà, tale accessorio della moda tardo-gotica è storicamente esistito. Comparso nelle Fiandre alla fine del XIV secolo, fu di gran moda nei ceti più elevati del nord Europa per tutto il Quattrocento. La falda di tessuto discende sulle spalle, mentre la parte conica è attraversata da una decorazione in perle. Qui l'unione matrimoniale è evidenziata per sineddoche. All'interno dei triangoli si dispongono le iniziali di Maria Maddalena e di Tommaso. Maria Maddalena indossa un abito di foggia borgognona con una sopravveste di velluto nero. Il busto è fasciato da un'alta cintura, probabilmente di pelle di capretto bianca fermata sul retro da una fibbia gioiello. L'enfasi data a questo accessorio potrebbe essere connessa, come da molti studiosi sostenuto, al suo stato di gravidanza. La cintura, nell'iconografia tradizionale, si lega al culto mariano, aspetto che in quest'opera è stato ritenuto centrale. La gonna asseconda la linea dei fianchi e scende a terra svasata e bordata da un'alta fascia di velluto bianco unito. La fanciulla è ritratta intorno all'età di 7 anni. Era costume che le fogge d'abbigliamento per i fanciulli di quell'età fossero le stesse di quelli degli adulti. Pertanto Margherita è abbigliata alla moda delle giovani d'Oltralpe. Anche qui un gioiello sul copricapo riporta la sua iniziale. L'estrema attenzione data ai codici dell'abbigliamento, dagli angeli alle figure femminili, vuole rimarcare il nuovo monopolio del commercio di tessuti fiorentini auroserici ottenuto dai portinari. Alle spalle delle due figure femminili troviamo quelle delle sante protettrici. Le dimensioni più grandi stanno a significare la loro natura ultraterrena. Una raffinata e aristocratica eleganza connota entrambe le figure. A sinistra Santa Margherita, con il libro e la piccola croce astile, calpesta il drago, personificazione del demonio che secondo la leggenda l'aveva inghiottita. La ghirlanda di perle che le cinge il capo è simbolo di castità. Il suo mantello, molto ampio e tagliato a ruota, è confezionato con un pregiato panno di lana rosso scarlatto. Viene affiancata da una sofisticata Maria Maddalena col caratteristico vasetto d'unguenti. A differenza di Margherita, la santa presenta un'imponente acconciatura,
con fronte rasata e capelli raccolti e rigonfi sulla nuca, mediante un fermaglio rettangolare, finemente decorato a ricamo in oro su tessuto nero. Le vesti sono confezionate con un ricchissimo velluto a griccia, uno dei disegni tessili più in voga del XV secolo. Il disegno presenta un lungo tronco ondulante che termina in una grande foglia polilobata, con al centro il fiore di cardo e nel registro più basso un simbolo piriforme simile a una campanella. La presenza della campanella non è un elemento casuale. Il disegno tessile veniva appositamente modificato al fine di inserire riferimenti araldici, emblemi, insegne e imprese. Non essendo presente nel trittico un riferimento esplicito all'araldica dei committenti, i portinari e i baroncelli, questo elemento decorativo potrebbe essere interpretato come un'allusione all'antico mestiere di portiere, consistente in una campanella e riferibile alla famiglia Portere, equivalente a portinari in fiammingo. La posizione invertita delle sante rispetto alle onomastiche è dovuta probabilmente a un ripensamento del pittore. Nello sfondo, in un brullo paesaggio invernale con alberi spogli e un villaggio diroccato riflesso su un laghetto, si snoda il corteo dei tre magi a cavallo preceduti da un servitore a piedi che chiede la strada per Betlemme a un vecchio contadino. Dopo la sua nascita arrivarono a Gerusalemme alcuni uomini sapienti che venivano dall'Oriente e domandarono: «Dove si trova quel bambino nato da poco, il re dei Giudei?» La chiesa di Sant'Egidio, dove l'opera era conservata, era annessa all'ospedale di Santa Maria Nuova a Firenze, fondato nel secolo XIII da Folco Portinari e rimasto sotto il patronato della famiglia. E nel trittico si colgono riferimenti alle funzioni assistenziali dell'antico ospedale. Nella piccola e tenera scena in cui Giuseppe sorregge Maria prossima al parto, e in alcune figure come quelle di Sant'Antonio, invocato come protettore contro la malattia che porta il suo nome, il fuoco di Sant'Antonio, e connotato dal bastone a tau, dalla forma coincidente con lo stemma dell'ospedale di Santa Maria Nuova. Santa Margherita, protettrice delle partorienti, e Santa Maria Maddalena, col vaso d'unguento con cui profumò i piedi di Cristo. Messaggero di salvezza e soprattutto il gracile bambino, quale medicus humilis, come venne definito da Sant'Agostino, è nato per recare sollievo e assistenza all'umanità più bisognosa, qui personificata dagli umili pastori.